Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i bambini. Pronti per una nuova lezione? Rispetto alle altre lezioni, oggi andiamo un po' al contrario. Di solito iniziamo dicendo di cosa parleremo, poi ascoltiamo la canzone, poi proviamo a fare qualche giochino. Oggi invece voglio iniziare con una canzone. Perché? Perché voglio farvi una domanda. Vi farò ascoltare una canzone. Provate a indovinare l'argomento di oggi. Dovreste riconoscere una parola che abbiamo già studiato qualche settimana fa. E anche il video vi aiuterà a capire di che cosa oggi parleremo e quali parole impareremo. Provate ad ascoltare bene e ad osservare le immagini. Di cosa parleremo oggi? Na 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 na，收拾家庭。你有多少根手指？我有，一、二、三、四、五，五根手指。收拾家庭。手指爸爸，手指爸爸，您在哪？我在这儿，我在这儿，你好吗？爸爸，爸爸，爸爸，手指爸爸，手指，手指，手指家庭。手指妈妈，手指妈妈，您在哪儿？我在这儿，我在这儿，你好吗？妈妈，妈妈，妈妈，手指妈妈，手指，手指，手指家庭。手指哥哥，手指哥哥，你在哪儿？我在这儿，我在这儿，你好吗？哥哥，哥哥，哥哥，手指哥哥，手指，手指，手指家庭。手指妹妹，手指妹妹，你在哪儿？我在这儿，我在这儿，你好吗？妹妹，妹妹，妹妹，手指妹妹。手指，手指，手指家庭。手指宝宝，手指宝宝，你在哪儿？宝宝，宝宝，宝宝，手指宝宝，手指，手指，手指家庭。我有五根手指，他们是我的手指家庭。Oggi parleremo della famiglia, o meglio, impareremo il nome di alcuni componenti della famiglia. Prima di ascoltare la canzone, vi avevo chiesto di provare a indovinare l'argomento che avremmo trattato oggi. C'eravate riusciti? Vi avevo detto che avreste dovuto riconoscere una parola che avevamo imparato qualche settimana fa. La parola era mamma. L'avevamo imparata qualche settimana fa in occasione proprio della sua festa. Vi ricordate? Adesso ripassiamo questa parola e ne impariamo alcune nuove. Pronti? Cominciamo!我的家庭，我的家庭。Iniziamo da papà. È semplicissimo e assomiglia molto al suono della parola che pronunciamo in italiano. Aprite bene le orecchie, memorizzate e poi ripetete. Papa, papa. E questa è la parola che dovreste già conoscere. L'avevamo studiata per la festa della mamma e infatti si tratta di mamma. Proviamo a ripeterlo insieme. Mamma, mamma. Per seguire un po' i componenti della famiglia che vengono descritti all'interno del video che avete visto all'inizio della lezione, la prossima parola che impareremo è fratello maggiore. Aprite le orecchie e provate a sentire come si pronuncia in cinese. Gege, gege.
E la quarta parola, sempre per seguire il video che abbiamo ascoltato, è sorella minore. Meime, meime. Se ricordate il video, l'ultimo dito della mano, il mignolo, era proprio il bebè. Quindi impariamo a dire bebè. Papa, papa. Forse manca qualcuno. Non abbiamo imparato fratello minore, sorella maggiore, nonno, nonna, zio, cugino, ma sarebbero davvero troppi. Però altre due parole oggi vogliamo impararle. E si tratta di alcuni amici pelosi che sicuramente molti di voi avranno. Vediamo un po' di cosa si tratta. Si tratta del cane e del gatto. Sicuramente tantissimi di voi ne avranno uno, quindi impariamo anche i loro nomi. Partiamo dal cane. Aprite bene le orecchie e ascoltate. È molto corta la parola e non è difficile. Go, go. Poi il gatto. Questa è davvero semplicissima perché ricorda molto il verso che fa. Indovinate perché? Ascoltate un po'. Mau, mau. Gatto era davvero facilissimo, vero? Adesso però passiamo al momento del nostro giochino. Provate a indovinare. Chi è questa persona? È forse la mamma? E come si diceva in cinese? Mamma, mamma. E lui? Vi ricordate il suo nome? Mau, mau. Oggi abbiamo imparato davvero tante parole, quindi adesso è il momento di salutarci e di lasciarvi il tempo per esercitarvi un po'. Un saluto da tutta la famiglia. Zaijian!